Per due puntate di Temptation Island, Claudia ha espresso fortissimi dubbi sul suo matrimonio con Ste, programmato per il 7 agosto. È bastato un video con il pianto disperato di lui per smuovere la ragazza. Claudia ha ammesso di essere ancora innamorata del fidanzato e, spinta anche da Filippo Biscigli, ha chiesto il falò di confronto immediato. Si è dunque chiuso nella terza puntata il percorso di Claudia Venturini e Ste Socionovo. Dopo essersi avvicinata al single Luke, provocando la reazione rabbiosa e disperata di Ste, Claudia è tornata sui suoi passi. Al falò di confronto lei lo ha abbracciato e si è sincerato sul suo stato. «Sto una merda», ha ammesso lui. «Ti ho visto con quel ragazzo, non sentivi la mia mancanza, non hai parlato dei tuoi errori, ma ti sei soffermata solo sui miei. Come vuoi che sto?» «Alcune cose le ho dette perché volevo una reazione da parte tua», ha ammesso Claudia. «Lì mi sentivo come non mi ero mai sentita, molto libera e spensierata». Poi la ragazza ha spiegato tutto quello che l'ha fatta star male nell'ultimo anno di relazione con Ste. «Non ti accorgi di quando piango, ci sono persone che conosco da una settimana qui e hanno capito più cose di te». Sicuramente ci sono mancanze da parte mia, non ti chiedo mai scusa. Qui dentro mi sono analizzata, mi impegnerò a migliorare. Il nostro rapporto è partito da un'amicizia e questo è un valore aggiunto. Voglio che non mi alzi la voce, che mi cerchi di capire di più, che fossi più per il confronto. Vedendo che tu hai questo atteggiamento, io mi chiudo e non riesco a parlare. Da parte sua si è promesso un cambiamento. Le cose non me le devi far capire, me le devi dire. Dovrò anche cercare di capirti quando non parli. Tra baci e abbracci i due sono usciti insieme, in apparenza più innamorati di prima, lei ha deciso che vuole sposarsi. Insomma, tutto è bene quel che finisce bene. Gli invitati possono stare tranquilli, il matrimonio si farà. Se il video vi è piaciuto iscrivetevi al canale, attivate la campanella e lasciate un like di supporto.